e buon anno a tutti con il campionato Arrows che continua questa sera. La Darkest Hour, un team storico, se la vedrà contro Adriano il Leone di Roma, un compagno che finalmente conosceremo. Tuesday Night System inizia adesso! Buonasera amici e amanti del sistema SW, io sono la vostra Tizi Vega, Big Tizi. Non sono solo al commento questa sera in questa puntata che segna i due mesi dal giorno del giudizio. E io sono l'asso di cuori, buonasera a tutti, buonasera Tizi Vega. Buonasera a tutti e sicuramente anche un buon anno in questa prima puntata del 2024, l'anno che ci porterà al giorno del giudizio, e vediamo subito il primo ingresso di questa sera, un gradito ritorno sul ring. Leon Kiro accompagnato da Blitz Rage entra ora nel centro Invictus e sale sul ring per questo suo match di ritorno, ed è tempo di Just Fight che non lo vediamo in un ring della SW. Beh, lasciami parlare, Tizi, un grandissimo ritorno ci voleva per la SW, il ritorno di Leon Kiro, fammelo dire. Ma scusa, non è detto che vuoi combattere l'ego nella SW? Leon non mi sembra proprio la persona più tranquilla del sistema da questo punto di vista. Leon se n'è andato per un bel po' di tempo e non si è più fatto vedere. Questo ego, avesse avuto un ego infinito, avrebbe voluto farsi vedere in tutte le puntate, invece no, ha lasciato spazio agli altri, cosa che tantissimi non fanno. In questo momento sono al centro del ring e attendiamo quello che quindi sarà il suo avversario sul quadrato. Ma anche tu che stai guardando, anche per te, per tutti voi. Quale sarà l'avversario di Leon Kiro al ritorno sul ring? L'ultima volta ha incrociato i pugni con Darko per il titolo italiano. Tizi, scusami, ma devo dire che Fabio aveva affrontato Caesar con Leon Kiro a bordo ring nel suo debutto a System. Sì, infatti era la puntata 107 di System e Fabio incrocia, quindi salirà proprio sul ring contro Leon Kiro in quello che sarà il match di ritorno per il pilastro del sistema. È un avversario particolare per Leon, sicuramente un avversario che ha meno esperienza di lui, anche se ricordiamolo che ultimamente nelle puntate dell'Occhio del Coach Fabio ha cercato di vincere il titolo Genesis, ora nelle mani di Marcus Valentine. Quindi, che schifo. Quindi non proprio l'ultimo degli atleti del sistema. Io penso di averti già visto da qualche parte. Sei un po' bagnato quando ti fa. Ah, scusa, capisco. Causa effetto. No, dimenticali. Fallo per loro. Ragazzi, facciamo un po' di casino per. Questo è sempre il grande Fabio! Ma adoro! Bellissimo! Non è proprio bello l'ultimo ricordo che ho di te, però è un onore conoscerti, un onore condividere qui il ring della superiore del wrestling. Fai vedere al mondo quanto sei Fabio! Fabissimo! Sì! Lo so, è un onore condividere tutto il mondo internazionale. Fabio non sembra aver accettato la richiesta, l'offerta di mano da parte di Leon Kiro. E questa è una grandissima mancanza di rispetto, Big Tizi. Fatelo dire, una grandissima mancanza di rispetto. Leon Kiro è un lottatore con esperienza e Fabio gli avrebbe dovuto stringere la mano. È anche un modo per definire le distanze tra i due. Adesso sono due avversari e Fabio non ha paura di quello che è davanti il suo avversario. K-up nel centro del ring. E in questo momento Fabio cercava una posizione di dominanza, ma Leon le afferra il braccio e inizia a lavorarglielo. Vedi, però qui Fabio ci prova. Però ecco l'esperienza di cui parlavo prima, Big Tizi. Lo vedi? L'esperienza è importantissima. Anche perché Leon in questi mesi non è che è stato con le mani in mano, si è andato a allenare
negli Stati Uniti e quindi ha affinato le sue tecniche. Ma Leon è un professionista, Leon Kiro. In questo momento sembra giocare con Fabio, afferrandogli la testa, ma Fabio riesce a liberarsi, mandarlo sulle corde e mandarlo giù con una spallata. Fabio sembra non aver paura del suo avversario, volo sulle corde, dropkick da parte di Leon Kiro. Io non ho ancora capito se Leon Kiro cerca di giocare anche con le parole sui suoi avversari o veramente cerca di proporli, di presentarli al meglio davanti al pubblico. Sta di fatto che in questo momento Fabio è in controllo del match. Guarda, tizi, io conosco Leon Kiro. Lui, tutto ciò che dice e tutto ciò che fa, lo fa per aiutarti, per darti una mano. Fabio dovrebbe imparare da lui. In questo momento Fabio invece cerca di mandare al paletto opposto Leon Kiro. E up and over. E Leon riesce a prendere un attimo di fiato colpendo Fabio, che però si rialza, e Fabio viene rimandato al tappeto in questo momento da Leon Kiro. Un Leon Kiro che torna per dominare qui a Tuesday Night System. Guarda ancora con dei pugni all'angolo e poi vedi. Un bacio addirittura. Tra bacio e asso di cuori posso capire che ci sia una certa intesa, effettivamente. Io e lui abbiamo iniziato, i nostri albori nel setup sono stati insieme. Io lo rispetto come lottatore, lo rispetto come persona. E stasera sta facendo vedere di che pasta è fatto. Spallata all'angolo ai danni di Fabio, che viene spezzato in due. E Leon continua a lavorare il Fabio all'angolo. Guarda, jumping knee. Regate per Fabio. Leon però sembra, oltre ad essere in controllo del match, anche giocare con Fabio. Cercare di dominarlo, ma con delicatezza in qualche modo. Guarda ancora, gli salta in groppa. Fabio, mi, adesso senti? Fabio, solo per loro. Ma quello che ci stiamo chiedendo ora è, in vista del giorno del giudizio, forse non ci siamo capiti. Non Fabio, riesci a liberarsi? Chiedo scusa, stavo cercando di capire le parole di Leon Kiro sul ring. Fabio cerca, si libera e colpisce alle spalle Leon Kiro, che in questo momento è alle corde, mentre Liz Rage cerca di far ritornare il suo compagno. Ancora qui Fabio che prova una reach-whip, però Leon Kiro si tiene stretto alle corde. Ancora però chi ce la fa, ribaltato da Leon Kiro, ribaltato ancora da Fabio. E no, la massa di Fabio le aveva impedito di cadere al primo colpo, ma è bastato un rimbalzo sulle corde da parte di Leon Kiro per mandarlo a esperienza e classe qui. Uno, due. Soltanto conto di due per Leon Kiro. È un bello scontro alla fine tra due stili leggermente differenti. Leon più tecnico, mentre Fabio un po' più ruvido. È inutile che il pubblico canta solo due. È inutile. Ma è quello che è successo. Sì, però intanto in vantaggio c'è Leon Kiro. È in questo momento. A questo punto, tant'è vero che Fabio manda fuori dal ring Leon Kiro, che però con una spallata evita il peggio, fa sbattere sulle corde e riesce a riprendere. Con molta calma, questa è una vittoria che io sento, è per tutti voi, lo so, vi sento, vi adoro. Andiamo a casa, è tardi, abbiamo un volo, Liz, let's go. Vedi? Lo fa per noi. Fabio non accetta la gentilezza e lo manda al tappeto con un braccio teso. Colpi all'addome, colpo in testa. Afferra nuovamente Leon Kiro e lo manda al paletto opposto nuovamente. Spallata all'angolo che spezza in due Leon Kiro. Lo afferra. Poi body slam, addirittura in caduta.
solo due qui. Ah, questa volta il conteggio di due è da parte di Fabio, che però è in dominanza nell'incontro. Forse Leonchino si aspettava un avversario molto più docile per il suo ritorno. Beh, non lo ha però. E guarda ancora Fabio, ancora con dei pugni, però qui, pugni chiusi, qui. E ora ti ha risposto con una gomitata in testa a Leonchino. Un Leonchino che adesso ci possiamo chiedere quale sia il suo obiettivo nel momento che è ritornato nel sistema. Penso che al momento sia cercare di vincere l'incontro e portare a casa la pellaccia, perché in questo momento viene nuovamente sollevato da Fabio, dita negli occhi. Ma dove dita negli occhi? Dove? Spinebuster, ecco cosa ho visto io, una spinebuster. Spinebuster da parte di Leonchino su Fabio. E io sono qui per voi, e sempre così sarà. Mossa, schienamento. Un, due e tre. Giusto così. Leonchino riesce a far suo questo incontro, forse più difficile di quello che pensava. E in questo momento è lui e Liz Rage che sono in piedi sul ring, mentre Fabio è alle calze le ferite. In questo momento è Leonchino il vincitore di questo primo incontro del 2024. Magari, scusami, Fabio imparerà a portare un po' più rispetto al suo avversario d'ora in poi. Leonchino ritorna quindi in maniera vincente. Ritorna in maniera vincente nel sistema. E ora possiamo, come dicevo prima, cercare di capire quali saranno i suoi obiettivi per questo 2024, con giorno del giudizio ormai alle porte. Ripeto, mancano solo due mesi. Se non avete ancora comprato il biglietto, affrettatevi. 3 marzo, Toscany Hall, giorno del giudizio 2024. Ma Leonchino chiede il microfono. Ladies and gentlemen, it feels so good to be home. What? A casa. A casa. A casissimo. Ragazzi, mi spezza veramente il cuore doverne andare ogni volta in giro per il mondo e fare queste esperienze sulla serie. Ma io lo faccio per voi, perché io ovunque vada mi porto con me sui social, mi porto con me su ogni libro, ma io mi porto con me nel cuore. Sì, io ti adoro così tanto che non si può quantificare la sabbia in un deserto, ma non voglio parlare qui del passato, delle mie fatiche, di tutte le vittorie, di tutte le battaglie che ho fatto per voi, perché io vi sento che vi fate per me ogni giorno, io vi vedo, ma io vi sento qui. Sì. Sono qui per fare un grande annuncio, ed è mio grande onore lasciare la bellissima, il nostro pilastro. No, quanto sei bella, bellissimo. Facciamo questo annuncio importante. Certo. In our time away, forging ourselves in the rings of America, your very own Leonchino has been given a new name. By none other than WWE Hall of Famer, Rikishi. Ladies and gentlemen, it is my absolute pleasure to present to you Il Sole di Roma, the Son of Rome, and to announce his presence at Ultimatum in Five Star Fight. Perché la ruota gira e i campioni cambiano, ma io sono e sarò sempre, sin dal primo giorno, la vostra certezza più grande, il vostro pilastro, il vostro record breaker, Leonchino. E questo è il mio ultimato. E quindi notizia bomba da parte di Leonchino, il Sole di Roma, se ho capito bene come si chiama in questo momento. Lui ha ultimatum, sarà nel match a 5, nel 5 star fight match, valido per il titolo italiano, quindi torna e punta subito al piatto più importante. È giusto così, tizi, te lo dicevo, Leonchino deve puntare a qualcosa di grande. Quindi lui
sarà uno dei 5 atleti che si contenderanno il titolo italiano a Ultimatum il 20 gennaio a Centro Invictus. Andate a comprare subito i biglietti per essere qui il 20 gennaio. In questo modo potremo vedere chi sarà il vincitore del titolo italiano e andare a sfidare Maurizio Merluzzo al giorno del giudizio. System, continua. When I joined High Society, we were a family. But now, my family is broken. Cairo and Angel Hayes, they're in the UK. Ivan is gone. Alex Flash is conflicted. And you made the best moment of my career become the worst. 20th of January, Ultimatum. It's me versus you. And you will not be facing Liam Massett, the face of the future. You'll not be facing Liam Massett High Society. You'll be facing London's finest. The boy who grew up in London. The boy who grew up in Brixton. The boy who was bullied day after day after day. Chair match. The Wild Division title. Electra, you're next! Buon anno nuovo, ragazzi! E siamo qui! Con quale miglior modo per cominciare questo fantastico 2024 se non con Leon Kiro, Liz Rage ed un'altra trionfante vittoria per voi? Ma non parliamo qui di noi, di me, di chi, ma altro parliamo di Prozis! Prozissimo! Con una vasta gamma di prodotti che possono essere vostri, come il Big Shot Recovery, con il codice SIW10 può essere anche il vostro. Ma poi, lo sappiamo qui. Se anche voi siete allergici al merluzzo, c'è l'Omega 3. Codice SIW10, bravissimo. Ci vediamo a GDG. Bro. E bentornati sul ring a questo punto per il secondo match della puntata. Ed è un match valido per il campionato Arrows. E allora a me interessa tantissimo. Dici. E lo so, in questo momento a salire sul ring è la squadra composta da Strike e Ivan Lacroix, la Darkest Hour che si è riformata per l'occasione. Torneo, scusate, campionato Arrows, valido per decretare i primi sfidanti dei BBB al giorno del giudizio. Beh, ma c'è qualche... cioè, scusami, perché c'è qualche dubbio? Gli ammazzeroi. Non guardare lo sgambetto che ci hanno fatto la scorsa settimana, ma siamo ancora in gioco, Big Tizzy, e vai tranquillo e stai sicuro che il 3 marzo al Tuscany Hall per giorno del giudizio ci saremo noi contro i Brick Seven Breakers. Ma io devo guardare i numeri, sono un uomo delle statistiche, in questo momento i Latin Brothers sono in testa al torneo con 3 punti, mentre le altre squadre in questo momento sono in fondo alla classifica con 0. Ma soprattutto la domanda di tutti in questo momento è: i Darkest Hour ci sono? Chi sarà? Chi contro chi dovranno combattere? Perché sappiamo che ci sarà Adriano, ma non sappiamo chi è il suo compagno di coppia, chi avrà scelto in questo momento. Eccolo qua. Il Leone di Roma entra sul ring, sta per entrare sul ring, ma chi sarà il suo avversario a questo punto? Il suo compagno di coppia. Infatti Adriano entra nell'arena, ma chi sarà? Ho visto che nelle ultime settimane molti si sono proposti, ci sono state molte idee anche da parte del pubblico, ma adesso avremo una risposta e una soltanto. Beh, si sono proposti Picchio. Più che proposto, ecco, lo abbiamo visto molto affiatato con Picchio, abbiamo visto delle occhiate con Ivan Sanzio. Qualcuno ha pronosticato anche il ritorno di Fabio Romano per riformare. E poi il prodigio. Anche il prodigio in una delle ultime puntate, ma non mi sembra che Adriano lo avesse molto in pensiero.
diciamo che il avere un compagno di coppia e annunciarlo direttamente stasera può essere un buon supporto psicologico. È un vantaggio, è un vantaggio. Io guarda, non sono d'accordo con questa cosa, Big Tizzy, scusami, eh. È un vantaggio questo. La Darkest Hour non sa chi andrà a sfidare. Sa che andrà a sfidare Adriano, ma l'altro non lo sa. E allora è un vantaggio. Sia per loro, ma è uno svantaggio anche per me. Anche per gli ammazzeroi. Non va bene. Voi, vedendo questo incontro, saprete sicuramente chi sarà il prossimo, uno dei prossimi vostri avversari. Intanto siamo tutti in trepidante attesa per sapere chi sta per uscire da quella tenda. Eva Corsi! No, non capisco e non ci credo! Eva Corsi! No, ma dai, ci sarà un motivo dietro questo ingresso! Boedi! Ma che Boedi! Cazzo! Guarda che faccia! No, non mi dite che è veramente Eva Corsi e il compagno di squadra di Adriano. Questi due si sono colpiti in tutti i modi. Hanno finito un KO match in pareggio e ora si ritrovano a condividere lo stesso angolo? No, Tizi, io non ci trovo niente di divertente in questa cosa. Scusami, ma come Eva Corsi? Ma se mi permetti è un incredibile Bob. È una cosa non prevista, è una cosa... Scusami Tizi, non ti ho permesso di usare l'incredibile, Ok, ok, mi rimangio le parole. Ma in questo momento sul ring c'è Eva Corsi e ci sono Adriano e sono allo stesso angolo. Sembra che Adriano si aspettasse l'ingresso di Eva Corsi, quindi possiamo dirlo è ufficiale. Il quarto tag facente parte del torneo Arrows è Eva Corsi e Adriano. Non abbiamo paura di nessuno. Inizia il secondo match del campionato Arrows. A iniziare sul ring sono il barone nero Yves Lacroix e Adriano. Parti subito con un tie-up. Beh, qui la forza c'è da entrambe le parti. E infatti pareggio. Una interessante chiave di racconto di questo incontro è il fatto che da una parte abbiamo un tag che si è appena formato questa sera, dall'altra abbiamo un tag che ha detenuto le cinture di coppia per quasi 100 giorni nel 2021 e che ha un dente avvelenato nei confronti dei BBB che proprio li tolsero le cinture in quel di Just Fight del 2021 appunto. Ancora però qui Adriano va sulla lotta greco-romana, dimmi se sbaglio. No, non sbagli, e in questo momento Adriano cerca di far valere la sua esperienza per quanto riguarda la lotta al tappeto. Adriano che, dobbiamo dire, non ha tantissima esperienza nei match di coppia. Ricordavamo prima appunto il tag composto, tanto schienamento ma non si supera il conto di uno. Ricordavamo prima il tag appunto con Fabio Romano, l'Invictus. Ma soprattutto dobbiamo vedere come sarà l'alchimia con Eva Corsi a questo punto. E quindi nel torneo ci sono ben due squadre che stanno rodando proprio durante il campionato Arrows. Da una parte Adriano ed Eva Corsi, dall'altra i Latin Brothers. Ma perché li devi nominare? Piuttosto nominiamo, visto che è il campionato tag, Hot Tag, il fumetto da Manga Senpai è creato da De Fresno. E quello che mi vuole tanto bene, il commentatore Jib. Nel frattempo mi sembra che Eva Corsi si sia preso il cambio da parte di un Adriano che non era molto convinto, ma si deve posizionare fuori ring. E in questo momento Eva Corsi cerca di continuare il lavoro sul barone nero con calci, mentre Ivana qua si trova all'angolo. Iva Lacroix riesce a ottenere un momento di fiasco, sale sul paletto. E viene Eva Corsi, viene mandato all'angolo, presidiato da Strike, che ora si prende anche lui il cambio. E mossa combinata dei Darkest Hour. Doppia valanga su Eva Corsi, che in questo momento si trova a centro del ring. Cambio veloce dei Darkest Hour.
E mossa ancora, ancora, mossa combinata. Schieramento. Uno. Conto di due di Serena Zini, che in questo momento dice che il match continua. Emma Corsi tenta una sposta con i colpi al barone nero. Riesce a allontanare Iva la qua dall'angolo e continua il lavoro sul braccio. Emma Corsi va al paletto e qui Adriano gli restituisce il favore. Guarda, guarda, però litigano e sembrano litigare Emma Corsi e Adriano. Lo vedi? Ma cosa si sono entrati a fare nel campionato tag? Litigano fra loro, litigano fra loro. Ma questo è veramente un tag? È veramente un tag questo, tizi? Io so soltanto che l'ultima volta che li ho visti in contesto ring si sono tirati certi colpi mica da ridere e hanno pareggiato in un KO match. Quindi sarà difficile che ci possa essere un'intesa dal primo istante. Nel frattempo i Strike e Adriano si scambiano non dei colpi perché non sono riusciti a toccarsi, e infatti entrambi fanno i segni che ci è mancato poco per lo scontro. Entrambi al proprio paletto e guarda, Emma Corsi si prende il cambio. È la terza volta che i due si prendono i cambi in questo modo, mentre sicuramente i Darkest hanno un'alchimia maggiore forgiata da tantissimi incontri. Guarda, 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 distratto Emma Corsi a parlare con Adriano, 1-2. Infatti dovrebbero spiegare ad Emma Corsi che gli avversari sono quelli dall'altra parte del ring, non Adriano. Strike riesce nuovamente a dare il cambio a Iva la... Una... Oh! Di Strike! Spear al volo da parte di Strike, 1! Schieramento che non va oltre il conteggio di 1. I due sicuramente della Darkest riescono ad avere un'alchimia maggiore, come dicevo in precedenza. Bob, in questo momento come cambierà la vostra Asso strategia? Asso di cuori, grazie. Asso di cuori, come cambierà la vostra strategia visto questo nuovo ingresso nel torneo a per l'appunto? Beh, tizi, la nostra strategia è una e una sola. Vinceremo i prossimi due match e andremo a giorno del giudizio il 3 marzo, te l'ho già detto. E vi ricordiamo appunto del grandissimo evento del 2024, giorno del giudizio a Destra, il 3 marzo, biglietti in vendita, non perdeteli perché stanno andando via molto velocemente, ma vi ricordo soprattutto di cliccare mi piace, cliccare sulla campanella per non perdere nessuno dei prossimi eventi della SIW. Ancora, guarda! Strike viene usato come un proiettile, schieramento che non è andato oltre il conteggio di 2. È un ottimo main event questo per la prima puntata del 2024, che ci porta direttamente a quella che saranno i prossimi scontri all'interno del quadrato. E poi il 20 gennaio c'è Ultimatum al Centro Invictus. Un match è già stato annunciato, un 5 star fight match valido per il titolo italiano. Sappiamo già che ci sarà Bon Giovanni, sappiamo già che ci sarà Leon Kiro, che l'ha detto inizio puntata, e sappiamo già che ci sarà Tempesta, visto che è stato annunciato. Tanto qui schieramento però, 1-2. Ti ringrazio Asso di cuori, ti ringrazio, ma conteggio che anche questa volta non supera Bob, grazie Bob, va bene, che non supera il conteggio di 2. Dicevamo, mentre Emma Corsi continua a essere trattato come un sacco da combattimento da parte dei Darkest Hour, che sono riusciti a isolarlo da Adriano. Sicuramente la minore esperienza di Emma Corsi in questo momento. Vediamo che Iva LaCroix cerca di chiudere. Questa è una domina stretch questa. È un tentativo per l'ora. Emma Corsi ha cercato di liberarsi, ma vediamo se il barone riesce a connettere la mossa di sottomissione, e riesce in questo momento. In questo momento è una variante però questa, non è la classica abdominal stretch che vediamo. E ovviamente il barone nero è un maestro di trovare sempre nuove mosse, e Emma Corsi cerca però una timida ripresa. Il barone viene mandato sulle corde. German Suplex qui! Mossa devastante da parte di Emma Corsi, che in questo momento ha la strada
può dare il cambio. Adriano, vediamo se però lo farà, perché vediamo se riuscirà a fidarsi del suo compagno di coppia. Beh, io nelle condizioni in cui è mi fiderei, eh. Mentre il Barone Nero dà il cambio a Strike e Adriano entra anche lui nel quadrato. Strike, l'uppercut di Adriano. E inizia Adriano a lavorare la schiena del suo avversario mentre Strike non molla le corde e riesce a liberarsi con una gomitata. Schiaffo in faccia e braccio teso da parte di Adriano su Strike. Ancora qui Adriano, spezza schiena. È uno, è il primo spezza schiena. Tiramento. Uno, due. E chiude. Sta per chiudere la fossa dei leoni, fossa dei leoni, fossa dei leoni, fossa dei leoni. L'unico che è riuscito ad uscire da questa manovra è colui che è in coppia con Adriano. Forse se l'è scelto bene il compagno, il leone di Roma. Ma il bulgaro entra sul ring mentre fa le giappo chop ai danni di Adriano, mentre Strike stava soffrendo le pene dell'inferno nella fossa dei leoni. Il Barone Nero riesce a ristabilire un po' di fiato per il suo compagno di coppia. Arriva da Forzi come un proiettile, tutte e quattro sul ring, mentre Serena Zini cerca di ristabilire l'ordine. Ricordiamo, gli uomini legali sono solamente Adriano e Strike. E guarda, guarda, ma Corsi, guarda, guarda, ma Corsi, e ma Corsi voleva il cambio, Adriano non poteva darlo, quindi interviene sul ring in questo momento. Pop up spinebuster. Come gioca Strike Helbig, spero di poterlo dire, di rubare questa frase a Jib, ma nel frattempo io non mi sarei mai permesso, tu l'hai fatto però. Mentre Adriano riesce a prendere fiato, cerca il cambio a Macorsi, ma Macorsi non è all'angolo, è stato spear di Strike. Cambio al Barone Nero che ha chiamato la Midnight Hour, afferra Adriano e qui se va a segno è chiusa. La mossa è connessa, è finita, andiamo a casa. 1, 2, ero pronto per il 3, sono 2. Adriano riesce a uscire dalla mossa finale della Darkest Hour. E qui la forza. Ma per me era 3, tizi. Serena Zini ha contato fino al 2 e quindi ora il match continua e ora entrano entrambi i Dark Star sul ring. Adriano non ce la può fare qui. Out of Dark Star frittatona qui. Spear di Strike di Lion Slam. Di appunto di Valacra e Adriano va per connettere nuovamente la fossa dei leoni su Strike. La mossa è chiusa. Emma Corsi, guarda, blocca. Viva la prua. E Strike è sempre lì. E cede. Il match è concluso ai vincitori dell'incontro, del secondo incontro del torneo. Sono la coppia formata da Adriano e Emma Corsi. Quindi lo strano tag riesce a vincere questo incontro e si porta in testa al campionato Arrows. Insieme a quegli altri due. Insieme ai Latin Brothers. Quindi in questo momento dopo il primo turn, dopo i primi due incontri abbiamo... Ma scusate, mi devo interrompere perché in questo momento Adriano ed Emma Corsi sembra che debbano chiarire qualcosa. Chi è? Qual è? Cos'è? Un problema di ego? Chi è che ne ha di più? Guarda, non vedo l'ora di affrontarli questi due. Intanto vi dico una cosa, vi dico che anche se sono lasso di cuori, il wrestling è S.I.W. Last one standing.